sono alcune domande che hanno il potere di spiazzarci. Di solito sono quelle che ci chiedono di metterci al centro del discorso, di parlare di noi e di raccontare chi siamo. La verità però è che possiamo prepararci per rispondere a queste domande e che possiamo imparare ad affrontarle con più sicurezza e tranquillità. Nel corso dell'episodio, allora, proveremo a dare un po' di consigli su come presentare se stessi durante un colloquio di lavoro. Poi parleremo di come gestire le altre richieste più classiche e in generale cercheremo di capire come bisogna comportarsi nei primi momenti di confronto con le aziende. Come sempre, comunque, non sono in studio di registrazione da sola. A discutere con me oggi di queste tematiche ci sono due studenti del Politecnico di Milano e un'esperta del mondo del lavoro. Mi chiamo Francesca Milano, sono una giornalista e questo è My Turn, una serie che ha l'obiettivo di supportare chi sta entrando nel mondo del lavoro. 6 puntate che si concentrano sui temi chiave legati proprio alla ricerca del lavoro e che presentano spunti e consigli concreti. Il podcast è prodotto da Cora Media in collaborazione con il Career Service del Politecnico di Milano. La prima persona che vi presento è Paolo Cairo. Paolo è originario di La Spezia, però alla fine delle superiori si è trasferito a Milano per studiare ingegneria gestionale e ora è al secondo anno della magistrale. Paolo, allora, prima di tutto benvenuto. Ti faccio subito una domanda che ho fatto anche agli altri studenti negli episodi precedenti. Come mai hai scelto proprio questo corso di laurea? Ho scelto questo percorso di laurea perché io ho studiato all'Istituto Tecnico Industriale durante gli anni delle superiori e ho fatto un corso di project management. Allora ho capito che mi interessavano molto gli aspetti più temati alla gestione delle persone e aspetti legati anche alla leadership. Poi ho pensato a ingegneria perché sapevo che mi avrebbe garantito una posizione molto solida con forti basi di problem solving. E in generale gestionale perché fornisce un insieme di tecniche e metodologie che permettono di approcciare qualsiasi problema in una qualsiasi industria. La seconda persona che vi presento è Simone Leone. Simone vive a Sanfermo della Battaglia, in provincia di Como, e ha appena iniziato la magistrale in Computer Science and Engineering. Simone, adesso tocca a te rispondere alla classica domanda sul corso di laurea. Quindi, perché hai deciso di studiare proprio ingegneria informatica? Diciamo che fin da bambino sono stato influenzato da mio zio che mi ha fatto molti regali in ambito digitale, informatico. Sono diventato sempre più curioso, tant'è che la scelta delle scuole superiori è stata in ambito informatico, per poi proseguire in materie ingegneristiche, quali appunto informatica e telecomunicazioni. E quindi ho fatto un po' di curiosità e passione la mia vita. L'ultima persona che mi rimane da presentarvi è l'esperta Marina Malusardi. Marina lavora nel settore delle risorse umane e il suo ruolo in Zucchetti è quello di Strategic Talent Acquisition and Employer Branding Specialist. Marina, come sei arrivata a ricoprire questa posizione? Io ho seguito un percorso di laurea triennale in esperto linguistico d'impresa perché mi appassionava sia il mondo dell'economia che quello delle lingue, che poi ho continuato a coltivare durante gli studi magistrali in International Management. Ero poi alla ricerca di uno stage per completare il percorso di studi e ho trovato Zucchetti che mi ha dato questa grande opportunità di iniziare a fare esperienza. In questa puntata parliamo appunto di colloqui di lavoro e tu ti occupi di colloqui di lavoro per lavoro, però ti ricordi come sono andati i primi colloqui che hai fatto tu? Ti va di raccontarceli? Le prime esperienze che ho avuto sono state divertenti e molto formative perché in effetti i primi colloqui sono stati un disastro. Non ero preparata, sono arrivata senza effettivamente aver provato una presentazione, senza aver studiato l'azienda per la quale mi proponevo. Conoscevo il ruolo per il quale mi stavo proponendo, ma davvero mi mancavano alcune informazioni di base, quindi complice poi la tensione, alcuni elementi sfuggono. Quindi, terminate effettivamente queste esperienze, mi sono detta: ma Marina, potevi provarti un discorso almeno? Simone e Paolo, torno da voi per chiedere anche a voi se avete già fatto qualche presentazione o qualche colloquio di lavoro. Io fino adesso sono stato molto interessato al tema del public speaking, più in generale, e quindi a fare anche speech davanti a più persone, magari durante delle challenge, business game o progetti anche di lavoro universitario.
Poi certo va detto che ho avuto qualche esperienza in termini di colloqui di lavoro o particolari situazioni in cui mi serviva comunque raccontare me stesso a un intervistatore, questo sicuramente. Alla fine della laurea triennale ho ricevuto diverse offerte lavorative. Diciamo che per curiosità sono andato a fare questi colloqui per vedere un po' come si comportassero le aziende. Per la parte di presentazione ero abbastanza preparato. Avevo fatto la stessa cosa anche per le domande più classiche, me le ero preparate diciamo a casa. A questo proposito vorrei raccontarti un aneddoto. Una volta un intervistatore in un'azienda mi chiese: potresti andare giù a prendermi un caffè? Io ovviamente rimasi un attimo spiazzato, però riuscii a rispondere in maniera abbastanza smart dicendo: se vuole lo andiamo giù a prendere insieme alle macchinette, così ottimizziamo i tempi. Questi vostri racconti sono un gancio perfetto per addentrarci proprio nel tema della puntata, però vorrei partire dall'ABC e quindi torno da Marina per chiederle: che cos'è un colloquio di lavoro, quanti e quali tipi di colloquio ci sono, e poi ti chiederei se ci puoi aiutare a fare una panoramica veloce. Un colloquio di lavoro è il momento in cui ci si presenta all'azienda e ci si propone per una posizione lavorativa, e dall'altra parte appunto c'è un recruiter che valuta tutti questi aspetti. Ci sono diverse tipologie di colloqui di lavoro, tendenzialmente anche complice al fatto ovviamente della pandemia globale. Molti dei colloqui si propongono di essere in prima fase video colloqui, quindi momenti più conoscitivi, veloci, fatti anche da remoto, per poi avere accesso a una seconda fase di un colloquio cosiddetto tecnico, quindi con un responsabile di linea che approfondisce le competenze più tecniche. Da menzionare sicuramente anche il colloquio di gruppo, una pratica che io ho utilizzato sicuramente prima del periodo pandemico, perché dà modo di vedere, di analizzare, di constatare diverse competenze nel momento dell'interazione tra diversi partecipanti e delle abilità anche di leadership. Ad oggi sono delle occasioni che si sono un pochino limitate, anche perché i candidati, così come i recruiter, hanno scoperto i numerosi vantaggi del fare un primo colloquio individuale, soprattutto da remoto. Quindi Marina, tu sei una recruiter, ma che cosa si aspetta un recruiter durante un colloquio di lavoro? Un recruiter ha come obiettivo quello di conoscere il più possibile il candidato e la candidata che ha di fronte, sondarne le competenze, le abilità, anche quelle nascoste, quelle che non emergono in modo palese dal CV o da questo confronto veloce che si sta avendo. Ovvio, non è facile sondare anche il potenziale di giovani risorse, ma con le domande giuste e mettendo a proprio agio il candidato o la candidata, secondo me si riesce ad arrivare all'obiettivo. Allora Marina, ti chiederei di riassumere gli elementi e gli aspetti da tenere in considerazione quando si deve preparare la presentazione di se stessi per un colloquio. Il consiglio che posso dare a studenti o neolaureati è quello di focalizzarsi principalmente sull'ambito che è loro più noto, cioè quello del percorso di studi, il percorso accademico, perché effettivamente riguarda una comfort zone nel quale probabilmente riescono a dare anche il meglio di loro stessi, essendo anche proprio il contesto del colloquio caratterizzato da tensione, anche un po' di ignoto. Successivamente alcuni dettagli su cui ci si può soffermare sono tutti i progetti che si sono seguiti, laboratori, piuttosto che lavori di gruppo. Questi danno l'idea pratica di quello che si è potuto seguire durante gli anni della formazione. Sicuramente dare tutto in ordine cronologico è importante per il recruiter che ascolta, è importante per il candidato, perché non si perde effettivamente dettagli o in discorsi che vedono un alternarsi di tempi storici diversi, tempi accademici differenti. Importante anche menzionare le attività lavorative, partecipazioni ad associazioni piuttosto che a esperienze di volontariato che si sono fatte, che caratterizzano il percorso e che riguardano il quotidiano. A mio parere è importante evitare di fare discorsi troppo lunghi, focalizzati poi su se stessi, si perde il punto, il filo del discorso, e quindi rimanere in un arco di 3-5 minuti aiuta a dare priorità, rimanere concentrati e dare le giuste informazioni.
Ok, quindi tutto questo ha a che fare con il parlare, con l'espressione verbale. E per quanto riguarda invece il linguaggio non verbale? Cioè, Marina, hai dei consigli su come salutare, su come muoversi quando il colloquio è in presenza? Prima del periodo pandemico, quasi la totalità dei colloqui erano fatti in presenza e la prima cosa che si nota è la stretta di mano. Una stretta decisa che fa intendere che si è presenti in quel momento, che si è concentrati. Oggi la stretta di mano ormai è una cosa che si tende a non dare più, ma soprattutto perché molti colloqui vengono fatti appunto in videoconferenza e questo effettivamente è un passaggio che viene saltato. Altre cose da considerare sono ad esempio come si sta seduti sulla sedia e quindi consiglio di mettersi comodi, il più possibile quantomeno comodi, non stare magari troppo in punta alla sedia perché è un po' un segnale che si ha fretta o comunque che si è agitati. Allo stesso modo consiglio di non torturarsi eccessivamente le mani o non giocherellare magari con i capelli, ma rimanere anche appoggiati alla scrivania e gesticolare come è un po' uso da un italiano medio. Simone e Paolo, torno da voi per chiedervi se a questo proposito avete qualche domanda per Marina. Parto da un aneddoto. Durante un colloquio online ho iniziato a interessarmi molto della realtà che avevo di fronte. Quindi ho fatto tantissime domande sull'azienda, su vision, mission e è andata avanti per molti minuti. Non so se questa cosa è ben vista, cioè ok l'interesse, però non eccessivo, o comunque io dovrei interessarmi prima all'azienda, prima del colloquio, quindi andare ad analizzare tutte le informazioni che trovo online e poi al massimo chiedere solo qualche curiosità, cioè quanto premere su questo fattore. Quello che posso consigliarti è di fare le giuste domande ai giusti step di selezione. Nel momento di un colloquio conoscitivo tendenzialmente hai di fronte un recruiter o una recruiter che ti può dare indicazione di com'è la realtà aziendale e dei valori della stessa, di cosa sta cercando in un candidato. Anche domandare cosa cercate voi nei candidati o fare delle domande esplorative rispetto a come si cura l'iter di selezione è sicuramente utile. La domanda sulla vision e la mission, io potrei consigliarti di destinarla a un secondo step, dove c'è un responsabile di linea, un responsabile tecnico o anche un manager che sicuramente ti può dare l'idea della visione strategica che ha l'azienda e il responsabile di linea o responsabile tecnico di quella di medio periodo. Quindi è sicuramente apprezzato. Sì, Marina, anche una domanda. Mi ha fatto piacere che hai citato il fatto dei colloqui online. E tra l'altro, ecco, racconto anche lato mio che fa abbastanza ridere quando poi io dovevo fare il primo colloquio l'anno scorso, in situazione pandemica, mi sono apprestato a comprare online tipo una webcam con risoluzione alta, addirittura un ring light, tutte queste cose un po' per apparire meglio. Secondo te, effettivamente, quanto l'immagine che viene proiettata di sé in virtuale conta per sostituire la stretta di mano e tutti gli altri fattori importanti di presenza che dicevi prima? L'immagine virtuale, come l'hai chiamata tu, o comunque il momento del videocolloquio, è importante tanto quanto un colloquio in presenza. Ovvio, si è in una location forse nota e quindi che genera meno ansia, ma ci sono alcuni accorgimenti importanti. Magari la dotazione tecnologica che tu hai utilizzato era fin troppo, ecco, perché ormai tutti i PC hanno una fotocamera adatta a questo. Importante è sicuramente guardare in questa telecamera, guardare nel monitor, così come se guardassi negli occhi il tuo interlocutore, il recruiter, e avere uno sfondo adatto che non deve essere per forza virtuale, ma anche proprio una location che sia adatta appunto a fare il colloquio. Questi sfondi virtuali aiutano sicuramente a inibire parti magari dell'ambiente privato, quindi è possibile sicuramente utilizzarli. Fa tanto anche l'abbigliamento, il fatto che si è da remoto non ci autorizza a non curare l'aspetto del vestiario, che comunque deve essere curato. Così come il fatto di presentarsi puntuali e un suggerimento è verificare gli strumenti di connessione, la rete e anche lo strumento software in utilizzo prima del momento del colloquio.
Ok, allora abbiamo capito come presentarci, come comportarci sia in un colloquio dal vivo che in un colloquio online. Ogni colloquio però è soprattutto una conversazione, un susseguirsi di domande e risposte tra il recruiter e il candidato o la candidata. Allora Marina, volevo chiederti cosa bisogna tenere a mente quando si risponde. Ci sono delle strategie generali che si possono applicare? Io posso consigliare di raccontarsi e successivamente abbinare sempre degli esempi concreti. In questo modo si può essere chiari, completi, senza dare risposte troppo lunghe, con il rischio poi di perdere il filo del discorso, e sembrare il più possibile naturali, o quantomeno essere il più possibile naturali. Un recruiter cercherà quantomeno di mettere a proprio agio il candidato e la candidata, e il fatto di non essere artificiosi aiuta anche poi a non contraddirsi nel corso del racconto. I punti di cui abbiamo parlato finora però non sono gli unici da considerare quando si sta preparando un colloquio. Un altro fattore da non sottovalutare, su cui si può giocare d'anticipo, sono le classiche domande da colloquio, come l'ultimo libro letto o l'ultima serie TV vista. Cioè, sono quelle domande che ogni tanto tornano, che non sono difficili in sé, ma che sul momento ci possono spiazzare. Soprattutto, magari è difficile trovare una risposta sincera che abbia anche un valore strategico. Marina, allora, ci fai qualche altro esempio di domanda tipica? Una delle domande più classiche poste durante il colloquio conoscitivo è quella che riguarda i pregi e i difetti. Questa c'è sempre e viene fatta a che scopo? Per indagare il più delle volte il grado proprio di consapevolezza di sé dei candidati. Non vuole essere una domanda a tranello, però quello che posso suggerire è di prepararsi in anticipo la risposta. I pregi tendenzialmente sono facili da trovare, ci vengono anche detti, dichiarati, riconosciuti. I difetti magari si fa un po' più di fatica. Possono venire in nostro aiuto gli amici, i conoscenti, i compagni di squadra che possono farci notare alcune aree di miglioramento, ed è forse proprio su questo punto che bisogna un po' giocare in modo strategico, ovvero chiamarle proprio aree di miglioramento e quindi ribaltare un pochino la situazione. Altre domande che potrebbero mettere un po' in difficoltà, e quindi è bene magari prepararsi prima, riguardano come ci si vede tra 3-5 anni, qual è il tuo sogno nel cassetto, oppure un'altra domanda classica che spiazza un pochino è perché dovremmo scegliere proprio te. Allora in questo caso, piccolo consiglio, bisogna un po' prepararsi su quelli che sono anche i valori dell'azienda. Ecco, a questo proposito Marina, io avrei una domanda. Come possiamo affrontare le domande più scomode, anche quelle personali? Partiamo dal presupposto che domande troppo personali non possono essere fatte a colloquio, proprio per una tematica legislativa. Sono private e devono mantenersi tali. Ci sono altre domande che il candidato o la candidata possono ritenere troppo personali, e allora la strategia che si può adottare è quella di, con cortesia, evitare appunto la risposta o far notare che non si vuole rispondere per motivi personali. Posso portarvi come esempio quello dell'allungamento magari della carriera accademica. Questo potrebbe essere motivato con una questione personale, privata, che non si vuole indagare. Se invece la si vuole raccontare al recruiter, è bene circostanziarla, spiegare i motivi e valorizzare così il proprio percorso anche accademico, esperienziale in generale. E Marina, mi è venuta in mente anche un'altra cosa da chiedere a proposito di situazioni un po' scomode. Se il recruiter mi telefona per un colloquio conoscitivo in un momento che a me non va bene per qualsiasi motivo, posso chiedere di riprogrammare? Assolutamente, anzi è un consiglio che do a chiunque, questo non per voler allungare eccessivamente i tempi, ma per prepararsi al meglio, trovare il momento ideale, prepararsi il discorso, ritagliarsi lo spazio per una telefonata che poi sarà di 10-15 minuti. Dopo aver discusso di come si inizia un colloquio, ora vorrei soffermarmi su cosa succede alla fine del colloquio. Marina, che suggerimenti ci sai dare sulla fase di chiusura di un colloquio di lavoro?
Tendenzialmente il recruiter dà una serie di informazioni che guidano gli step successivi. Il candidato, la candidata può comunque fare delle domande, sono assolutamente ben viste e queste possono riguardare gli step successivi, i momenti di feedback, le tempistiche degli stessi. Non è obbligatorio esporsi al termine del colloquio con una risposta affermativa o meno rispetto alla posizione che si è discussa durante lo stesso momento. Per quella ci si può ritagliare il tempo di una valutazione e comunicare successivamente un feedback che nella maggior parte dei casi viene richiesto. Alla fine del primo colloquio difficilmente si discute di benefit, di inserimento, di orari piuttosto che di retribuzione. Per questo ci sarà sicuramente un momento successivo. Paolo e Simone, vi sono venute in mente altre cose da chiedere a Marina? Nelle fasi conclusive dell'incontro, dire che altre aziende dello stesso settore dell'azienda del recruiter hanno dimostrato interesse nei miei riguardi e quindi ho già effettuato altri colloqui è un fattore determinante nella scelta del recruiter o comunque gioca un qualche ruolo all'interno di queste scelte? Sì, questo è un elemento fondamentale e tante volte viene anche chiesto dagli stessi recruiter. È sintomo di trasparenza e lato candidato anche un po' di strategia talvolta, ma sicuramente si raggiunge l'obiettivo di far velocizzare gli step della selezione. Io ho una domanda circa l'esempio che facevi sul feedback. Cosa succede nel momento in cui non viene dato in automatico dal recruiter che ti ha accettato, rifiutato e quindi devi fare te il primo passo? Ad esempio mi è capitato di richiederlo per mail e di non ricevere risposta. Dovevo insistere in quel caso oppure lasciare perdere? Un feedback deve essere sempre dato rispetto all'esito dell'iter di selezione. Non sempre si dà un feedback puntuale sul candidato, come è andato lo specifico colloquio. Questo dipende molto dalle varie aziende, dal loro modus operandi, anche tante volte dalla mole di lavoro che deve affrontare un ufficio risorse umane. Lo si può chiedere, puoi sicuramente farlo. Quello che consiglio è quello di accompagnare la mail con toni cortesi e chiedere l'attenzione o qualche consiglio per potersi eventualmente migliorare in futuro. Prima di chiudere vorrei fare insieme a Marina un'ultima riflessione davvero velocissima sul momento del colloquio di lavoro. Quando ci siamo conosciute mi hai detto che i colloqui non servono solo alle aziende per valutare le persone che si candidano, ma sono utili anche agli stessi candidati e alle stesse candidate. Ti va di dirci che cosa intendevi? Certo, ti ho raccontato che è importante ambo i lati. Per i candidati, giovani, studenti, neolaureati, laureati, il momento del colloquio è di presentazione di se stessi, ma è anche il momento in cui l'azienda si presenta. Come viene condotto il colloquio, quali informazioni vengono date, dicono già molto dei valori che guidano quella realtà aziendale e che quindi danno uno spaccato al candidato, alla candidata, di quello che potrebbe essere il loro futuro ambiente di lavoro, il loro futuro datore di lavoro. È un'occasione di reciproca conoscenza e da modo di raccogliere tante informazioni sulla realtà. È per questo che anche dove un colloquio conoscitivo poi non dovesse sfociare in una proposta di assunzione e quindi in un esito negativo, non è da intendersi come un no in assoluto, come una risposta negativa che ci segnerà per sempre, ma anzi serve a migliorarsi, a prendere consapevolezza di quello che si è fatto in quel momento, valutare la realtà aziendale che abbiamo conosciuto e magari scoprire che non fa magari al caso nostro, perché c'è un disallineamento di vision o di valori e quindi siamo più adatti magari per altri contesti. Grazie mille a Paolo Cairo, a Simone Leone e Marina Malusardi che si sono prestati per questo quarto episodio sul colloquio di lavoro. Nella prossima puntata invece parleremo del bilancio di sé. My Turn è una serie podcast di Cora Media in collaborazione con il Career Service del Politecnico di Milano.
scritta da Francesca Bottenghi e Francesca Milano, con il supporto redazionale di Sabrina Patilli e delle Career Advisor del Politecnico di Milano. Le registrazioni in studio sono a cura di Andrea Girelli. La post-produzione e il sound design sono di Francesco Ferrari per Frigo Studio. La producer è Anna Nenna. La cura editoriale è di Graziano Nani e Francesca Bottenghi. Le musiche addizionali sono su licenza Machiavelli Music e Universal Music Publishing Ricordi SRL. Grazie, grazie davvero. A parte che è stato interessantissimo, io avevo mille domande ma non le ho fatte e mille ricordi di colloqui di lavoro. Mi ricordo una gocciolina di sudore dietro la schiena e non riuscivo a colcere.